Antimo, Di Battista. Di Battista ha votato, Cesaro Antimo non riesce a votare invece. Proviamo a sbloccare. Chi è? Ah, Occhiuto. Frusone. Frusone ha votato ora? No. Scusi, ma non la vedevo. Frusone, Fontana, Gregorio, ok. Ci sono altri che non riescono a votare? Marroccu, Berlinghieri e poi, forza, Marantelli. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.91, Pesco. Onorevole Villarosa, prego. Grazie Presidente. Però lo sa che davanti a 130.000 risparmiatori sarebbe bello avere una risposta su tutte queste carte e documenti che abbiamo tirato fuori per dimostrare che nessuna tesi regge. È una vostra responsabilità, avete deciso di prendere questa strada e di usare 2 miliardi di piccoli cittadini ingannati, e lo vediamo ogni giorno, lo vediamo su tutti i TG, su tutti i media, ingannati almeno per un miliardo, quindi almeno per il 50%, perché retail, piccoli risparmiatori, e invece siamo qui a preoccuparci di altro. Su questo emendamento invece noi cosa chiediamo? Perché il primo emendamento chiedeva, ed era possibile farlo, l'utilizzo del fondo interbancario. L'utilizzo del fondo interbancario non lo volete prendere neanche in considerazione, quindi salvare tutti e 130.000 gli azionisti e obbligazionisti non volete prenderli in considerazione. E allora con questo emendamento vi chiediamo di salvare almeno gli obbligazionisti più deboli, anche perché credo che tutti quanti voi abbiate un conto corrente e siete certi, cioè, e sappiate che nel vostro conto corrente che interessi riceve, quali sono gli interessi che ricevete nel vostro conto corrente? Quanto vi paga la banca per usare i vostri soldi per fare altri prestiti? Perché i vostri depositi, credo lo sappiate tutti, poi vengono utilizzati per fare altri prestiti. Voi li date alla banca sotto forma di deposito bancario, quindi di prestito, ma la banca non vi dà assolutamente niente. Quindi siete costretti a comprare obbligazioni, siete obbligati a utilizzare il vostro risparmio per riuscire almeno a recuperare, colleghi, qualcosa e non pagare solo ed esclusivamente i costi bancari che sono tra i più alti in Europa. Quindi essendo obbligati a comprare appunto obbligazioni per almeno far fruttare un pochettino, Presidente, perché parliamo addirittura del 2%, del 2,50%, del 3%, parliamo anche di obbligazioni di questo tipo, Si cerca appunto per sperare in un futuro dei propri figli di mettere quel risparmio al sicuro e farlo fruttare un pochino. Noi con questo emendamento chiediamo che venga utilizzato il fondo di tutela interbancario almeno per risarcire questi piccoli obbligazionisti. Perché il fondo interbancario? Perché il fondo interbancario ha fatto questa famosa procedura di cui voi vi lamentavate, ovvero la contribuzione obbligatoria, l'ha trasformata in contribuzione volontaria. Avendola trasformata in contribuzione volontaria ed essendo soldi delle banche private, sappiamo che non possono sicuramente essere aiuti di Stato. E il sistema bancario, ma a dire la verità sarebbe vigilanza, quindi Banca d'Italia e Consob ad aver sbagliato, ma è il sistema bancario, si prenda da solo le responsabilità e risarcisca tutti i piccoli obbligazionisti. Ora, ci volete spiegare perché non volete salvare nessuno? Io questo non riesco a capire. Perché il fondo interbancario di cui voi chiaramente avete detto più volte che non si può utilizzare, col nuovo vostro emendamento lo state riutilizzando. Ma lo state riutilizzando per 100 milioni di euro. E i risparmiatori veramente non vi sopportano più. L'hanno detto chiaramente. Non vogliamo elemosina da questo governo. Non vogliamo elemosina da questo governo, perché 100 milioni su 2 miliardi, Presidente, sono un'elemosina. Quindi
Avete, qualcuno ha il coraggio di rispondere, qualcuno ha il coraggio di tirare fuori delle norme di legge, qualcuno ha il coraggio di tirare fuori questo famoso documento per il quale l'UE ha bloccato l'utilizzo del fondo interbancario, perché non esiste un documento che ha bloccato l'utilizzo del fondo interbancario, non esiste! Non esiste, e non mi dite che basta una telefonata, perché non è possibile che si bloccano 130.000 azionisti e obbligazionisti vengono messi in mezzo alla strada con una telefonata. Lui che telefona e dice forse sono aiuti di Stato e allora mi blocco. Ma dove, in che paese siamo? In che paese siamo? E se poi c'è un'indagine, e se poi bisogna aprire un'indagine come quella su Fazio, sempre Banca d'Italia, che bloccava, se non sbaglio ABN AMRO, una banca che voleva fare un aumento di capitale, voleva acquistare, è stata bloccata, è stato preso tempo, è partita un'indagine e sono riusciti finalmente a scoprire che Fiorani, che consorte, che erano tutti colpevoli, che Fazio. E oggi voi mi state dicendo che non esiste un documento ufficiale che arriva dall'UE che blocca veramente l'utilizzo del fondo interbancario. Grazie, onorevole. Cosa ha bloccato l'utilizzo? Voglio il documento, Presidente. Grazie, onorevole Villarossa. È scritto a parlare il deputato Paglia. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie, Presidente. Cosa abbia bloccato, onorevole Villarosa, l'utilizzo del fondo interbancario lo sappiamo. Lo ha bloccato quella comunicazione dell'Unione, della Commissione europea, che scrive nero su bianco che prima di poter attivare il fondo interbancario è necessario e obbligatorio cancellare completamente il valore delle obbligazioni subordinate e delle azioni. Peccato che, trattandosi di una comunicazione, come abbiamo spiegato più e più volte, l'Italia non fosse assolutamente obbligata ad adeguarsi. Si poteva serenamente andare avanti con un'operazione diversa ed eventualmente sfidare l'Unione Europea anche ad aprire una procedura di infrazione e affrontare una delle tante procedure di infrazione che l'Italia ha in piedi anche in questo momento. Diciamo che noi ad un Presidente del Consiglio che il giorno dopo